Ben ritrovati con un'altra edizione della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Il Covid-19 lascia danni. Il 30% di chi è guarito rimane malato cronico. Come uno tsunami, il Covid-19 ha travolto tutto e tutti. E come dopo uno tsunami, ora che le acque si stanno lentamente ritirando, si iniziano a comprendere i danni permanenti prodotti dal virus. Danni sanitari soprattutto, i cui scenari in queste ore occupano i tavoli di discussione di medici e ricercatori. Orfeo ci riprova col TG3. Magioni assedia Vespa. Alcuni esponenti politici da giorni avrebbero il telefono bollente. Non smette mai di squillare, specie nel PD e tra i 5 Stelle. E che a volte lo lasciano trillare apposta senza rispondere, punto per il gusto di tenere sulle spine. Quello di Dario Franceschini, per esempio, che è caldissimo. Frutta e verdura, la grande distribuzione impone i prezzi agli agricoltori. A noi danno 30-40 centesimi, poi vendono a 2,50 euro. Ecco la filiera che facilita l'illegalità e lo sfruttamento. Nel periodo di crisi dovuto al coronavirus, i supermercati hanno avuto un forte incremento delle vendite, mentre il primo anello della catena, quello dei braccianti agricoli, è rimasto con ancora meno tutele. Il prezzo base è sempre minimo, testimonia un imprenditore. Per l'uva siamo tra i 30 e i 40 centesimi al chilogrammo, mentre nei supermercati il prodotto si vende a 2,50 euro. La campagna al giusto prezzo e i richiami dell'Europa hanno migliorato la situazione negli ultimi anni, ma la strada è ancora lunga. L'Italia guida i paesi del sud, soldi subito e a fondo perduto. Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia e Cipro nello scorso weekend hanno fatto arrivare una lettera al gabinetto di Ursula von der Leyen con le richieste sul Recovery Fund. A rivelarlo è stato politico.eu, che riporta anche le richieste centrali. Dovrà essere composto in una parte molto consistente da gratis, ovvero sovvenzioni a fondo perduto. Dall'autismo ai problemi relazionali, aiuto psicologico a distanza per i bambini con disabilità intellettive, soggetti fragili, potenziare le terapie, hanno detto. Le poche risorse rendevano difficile a livello strutturale già prima della pandemia garantire assistenza a tutti gli utenti sul territorio nazionale. Ora che i minori con disabilità intellettive sono una delle fasce con più bisogno di supporto, gli operatori chiedono maggiori investimenti per un servizio che denunciano appunto è insufficiente. Notizie da Napoli e dalla Campania. Incidente a Giugliano, Federica muore a 18 anni nello scontro tra due auto. Grave l'amica. Incidente della notte a Giugliano dove si sono scontrate due auto. Il bilancio del dramma è stato di un decesso di una giovane ragazza e il ferimento dell'amica. Il tutto è successo alle 2 del mattino in via Innamorati dove c'è stato lo scontro tra due auto. Senza scampo Federica D, di 18 anni, che era a bordo di una delle due vetture. L'incidente, secondo quanto appreso, sarebbe stato causato dall'asfalto reso viscido dalla pioggia mista alla sabbia per via del vento africano di questi giorni. Un mix letale che non ha dato scampo alla giovane vittima. Ad indagare sull'esatta dinamica del dramma i carabinieri della compagnia di Giugliano. L'amica della vittima è attualmente ricoverata in ospedale per le ferite e le fratture riportate nello schianto. Le sue condizioni sono stabili. Racket per la camorra, Portici, operazione antimafia in corso. Portici si è svegliato con il rumore dei motori degli elicotteri. Quindi nelle prime ore del mattino, appunto, in varie zone della provincia di Napoli, una vasta operazione della Polizia di Stato in esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura di Napoli, Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di numerosi soggetti indagati a vario titolo per diversi episodi di estorsione commessi con l'aggravante del metodo mafioso al fine di agevolare clan camorristici operanti per lo più nei comuni di Portici e San Giorgio Cremona. Notizie da Treviso e dal Veneto. Macchine all'ozono per abiti e camerini. I clienti entreranno solo una alla volta. Nella Marca il 18 maggio riapriranno 3.400 negozi di abbigliamento, termoscanner e ingressi separati per chi fa acquisti. Ci sono 10.000 frigo da recuperare, Electrolux al lavoro nei ponti festivi, fabbrica a Susegano aperta il 1 giugno, a luglio e agosto 2 settimane di ferie a turno tra i dipendenti.
Casa Fensi disposte 3 nuove autopsie. Si tratta di Elisa Di Gino Dolfo e Andrea Zanardo, morti il 10 maggio, e anche di una terza persona morta l'altro ieri. I primi esami si svolgeranno venerdì, 7 i fascicoli di indagini aperte. Fase 2 per bar e ristoranti. Il Comune predispone l'ampliamento agevolato dei plateatici. Il Comune consentirà fin da subito una procedura semplificata per i nuovi plateatici e per l'ampliamento di quelli già esistenti. Silvia Romano, impiccatela. Consigliere comunale sotto inchiesta. Nico Basso, consigliere comunale di minoranza di Asolo, è finito nel mirino della Procura di Milano per le sue dichiarazioni pubblicate sui social. C'è l'invito del sindaco a scusarsi. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Malore in strada, pensionato muore a Paluzza. Alcuni passanti hanno visto l'uomo accasciarsi a terra e perdere i sensi. Immediato l'allarme, ma i soccorsi si sono rivelati inutili. Lutto quindi a Paluzza per il decesso improvviso di un uomo molto amato e conosciuto in paese, già controllore delle corriere per la SAF. Il pensionato, 70 anni, è morto nel pomeriggio di ieri, colto da malore mentre stava camminando in piazza a Paluzza. Friuli Venezia Giulia, crollo dell'80% del consumo di carburanti. La regione ha risparmiato 4,6 milioni di sconti che ora potranno essere destinate alle microimprese del settore ristorazione. A seguito di una ricognizione sono in grado di mettere a disposizione della Giunta le risorse pari a 4,6 milioni derivanti dal minore sborso di contributi regionali, vista la fortissima riduzione del consumo di carburante che negli ultimi due mesi è stata dell'80%. Di certo parte di queste risorse potranno essere destinate alle microimprese del settore ristorazione, il secondo più colpito dalle misure di confinamento per combattere l'emergenza coronavirus. Così l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scocimarro nel corso del dibattito della mozione approvata dal Consiglio regionale. Sulla necessità di attivarsi per dirottare i risparmi derivanti dal calo dei consumi di carburante per sostenere le piccole imprese appunto impegnate nel settore della ristorazione. Luisa Sello lancia Petali Musicali, sboccia la rassegna online degli Amici della Musica di Udine. All'iniziativa si aggiunge Scopri chi suona, una sorta di quiz musicale che ha ricevuto l'adesione di diversi concertisti. Immagini, passi letterari, melodie. Nel quartier generale degli Amici della Musica di Udine sboccia appunto Petali Musicali, che è questa rassegna online nata appunto dalla fantasia della presidente del sodalizio Luisa Sello. Un'idea spontanea ed effetto che unisce brevi brani alla fioritura dei giardini degli amici che inviano le loro foto perché diventano fonte di ispirazione. Chiacchiere per visionari, paura di chi? Tra prove d'autore, scalata al box office, pillole di horror contemporaneo in compagnia di Luca Censabella. Primo appuntamento giovedì 14 maggio alle 18 sull'Instagram del visionario. Dopo il viaggio delle scorse settimane alla scoperta del cinema giapponese di genere insieme al critico Giorgio Placereani. Chiacchiere per visionari prosegue appunto questa settimana con Luca Censabella e la sua appassionata panoramica sull'horror occidentale contemporaneo. Due gli appuntamenti in programma, il primo appunto oggi 14 maggio e il secondo giovedì 21 maggio, entrambi alle 18 in diretta sul canale Instagram del visionario. La videoconversazione sarà come sempre aperta ai commenti di tutti gli users e resterà visibile per 24 ore. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui anche questa edizione della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.